Qui abbiamo, ha ragione chi mi ha preceduto, l'Europa ha una serie di misure, di direttive che ho riassunto qui dal 1979 al 2022 che riguardano l'ambiente. La prima è la direttiva uccelli e quindi specie, poi la direttiva habitat, poi abbiamo la Water Framework Directive che parla di chimica soprattutto e quindi che caratteristiche chimiche deve avere l'acqua. Poi c'è quella più importante, secondo me, la Marine Strategy Framework Directive, che passa dagli habitat e le specie agli ecosistemi e quindi parla di biodiversità ed ecosistemi. Poi c'è la Common Fisheries Policy, che è già contenuta dentro la Marine Strategy, ma che comunque reitera i concetti della Marine Strategy chiedendo l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Poi c'è il Maritime Spatial Planning, che è particolarmente importante perché dice noi dobbiamo pianificare l'uso dello spazio marino per ottenere poi la sostenibilità. E qui viene fuori l'approccio ecosistemico. Non possiamo pensare ad ogni nostra attività se non la inseriamo dentro gli ecosistemi. E quindi dobbiamo affrontare le cose in modo strategico ed ecologico. Nel 2019 il Green Deal è quindi una cosa che ci ha portato anche al PNRR, quindi c'è la decisione di perseguire la sostenibilità a livello europeo. Poi c'è la Mission Healthy Ocean, Seas, Coastal and Inland Waters e l'ultima è la Nature Restoration Law. Adesso c'è un problemino, ognuna di queste rimane in vigore, per cui questi approcci sono perseguiti in modo differente. A volte proteggiamo l'ambiente volendo proteggere le specie, altre volte gli habitat. Ancora adesso i siti Natura 2000 parlano di habitat, non parlano di ecosistemi e invece sappiamo che non possiamo proteggere solo gli habitat, dobbiamo proteggere gli ecosistemi che permettono che gli habitat ci siano. La direttiva marina, la Marine Strategy, dice nel 2008, entro 2020 tutte le acque comunitarie dovranno raggiungere il buono stato ambientale. Non quelle nelle aree protette, tutte. E il primo descrittore di buono stato ambientale è questo, la biodiversità deve essere mantenuta. Tutti gli altri descrittori parlano di impatti, le specie aliene, la pesca, l'alterazione delle reti trofiche, l'eutrofizzazione, l'integrità dei fondali e così via. C'è anche la plastica, eccola qua, il marine litter, e dice che questi impatti non devono alterare significativamente il funzionamento degli ecosistemi. Quindi non basta misurare l'impatto, questo lo possiamo fare con la chimica. Poi dobbiamo misurare qual è il significato di questo impatto sugli ecosistemi e per far questo ci vuole l'ecologia. E infatti stiamo attraversando, stiamo cercando di fare la transizione ecologica, vuol dire transitare da un sistema di produzione e consumo dove l'ecologia non c'era e quindi non avevamo contezza del significato ecologico di quello che facevamo, a un sistema di produzione e consumo dove l'ecologia dice se si può fare o se non si può fare. Saranno miracolose le soluzioni, ma se le conseguenze non sono sostenibili, non sono soluzioni. Sono soluzioni che generano problemi più grandi di quelli che si volevano risolvere. E quindi questo non va bene e dobbiamo procedere. Questi sono un po' gli impatti. Ovviamente noi dobbiamo inserire i nostri ecosistemi nello spazio. Cioè, mappare gli habitat non è difficile, abbiamo mappato gli habitat bentonici. Mappare gli ecosistemi è più difficile. E quindi dobbiamo individuare degli spazi omogenei di gestione e conservazione
che chiamiamo centri di funzionamento ecosistemico, che sono legate alla connettività tra i vari habitat attraverso i regimi di correnti. È una cosa che abbiamo appena cominciato a fare e soltanto sapendo questo capiremo qual è il significato delle nostre azioni. Qui ci sono due illustrazioni che ci fanno vedere come funziona il mondo. Ve lo spiegherò in 5 minuti. Questa è la parte fisica. È vero, il pianeta non si dovrebbe chiamare Terra, si dovrebbe chiamare oceano. Il 70% della superficie è coperto dall'oceano, ma non basta. L'oceano è un volume e questo volume, con 4.500 metri di profondità media, rappresenta più del 90% dello spazio abitato dalla vita. La vita è possibile sul pianeta perché c'è l'oceano. E se parliamo di ecologia, dobbiamo parlare di ecologia. Poi un corollario è l'ecologia terrestre. Invece di solito parliamo di ecologia marina, come se il mare fosse un corollario. È l'inverso. Questo è il grande nastro trasportatore oceanico. Perché al Polo Nord si forma il ghiaccio marino. Quando si forma il ghiaccio marino, l'acqua marina diventa ghiaccio ed è fatta di acqua dolce. Il sale è sotto il ghiaccio che galleggia. L'acqua sotto il ghiaccio è molto salata e molto fredda e quindi è densa e affonda. L'affondamento di acque superficiali ricche di ossigeno porta l'ossigeno in profondità dove, non essendoci luce, non è possibile la fotosintesi, non ci dovrebbe essere vita. C'è perché l'acqua superficiale scende con correnti termoline, attraversa tutto l'Atlantico, gira attorno all'Antartide, un ramo va verso l'Oceano Indiano, un altro verso l'Oceano Pacifico, risale in superficie, fa il giro del mondo, un altro giretto attorno all'Antartide, torna su e si ricongiunge. Ovviamente in Antartide succede la stessa cosa di quello che succede al Polo Nord. Questo è il grande nastro trasportatore oceanico, è quello che connette tutti gli oceani. È influenzato dalle correnti atmosferiche, la nostra produzione di CO2 causa il riscaldamento globale. Si scioglie il ghiaccio artico, invece di formarsi si scioglie, libera acqua dolce, va incontro alla corrente del Golfo, cambiano le correnti e cambia il clima anche atmosferico. Un tempo studiavamo le correnti una per una, la corrente del Golfo, quella di Humboldt e così via. Poi abbiamo visto che sono un unico grande sistema generato dalla formazione di ghiaccio polare. Adesso ci sono le rotte siberiane. Non c'erano 50 anni fa. 50 anni fa il Nautilus è passato sotto i ghiacci polari perché non potevano passare le navi. Ora le navi passano di qua. Quindi questo è il più grosso impatto del riscaldamento globale, perché sta cambiando la circolazione oceanica. Nel Mediterraneo ci sono tre siti di formazione di acqua profonda che rendono il Mediterraneo un oceano in miniatura. Come ho detto, più del 90% dello spazio abitato dalla vita è oceano. Se noi guardiamo, ed è colonna d'acqua, la direttiva Habitat che ho detto prima parla solo di habitat di fondo. È stata fatta pensando al mare come se fosse la terra, con sopra l'atmosfera. Il mare sopra c'è la colonna d'acqua. La gran parte dei processi sono lì e li dobbiamo mappare. Abbiamo mappato solo il fondo, quindi, e nemmeno poi tutto, perché conosciamo meglio Marte di quanto non conosciamo il fondo dell'oceano. Se pensate alla colonna d'acqua, pensate ai documentari che vedete sul mare, vedete roba tipo lo squalo che mangia il tonno, che mangia lo sgombro, che mangia la sardina. Sono tutti carnivori. Dove sono gli erbivori? Dov'è l'erba? Ci sono un po' di alghe, un po' di piante marine, la posidonia per esempio sulla costa, ma la loro azione rispetto all'immensità oceanica è veramente minuscola. Se io dico tonno,
non dovete pensare soltanto al grosso pesce, dovete pensare a un piccolo uovo che poi diventa un embrione, poi diventa una larva e poi uno stadio giovanile. L'alimento più importante per la nostra specie, quello senza il quale noi non saremo qui, è il latte. Però dovete pensare a voi quando siete nati, se non ci fosse stato il latte non avreste potuto crescere. Tutti i pesci, quando sono larve e stadi giovanili, mangiano questi piccoli crostacei che si chiamano copepodi. I copepodi mangiano microalghe, diatomee e dinoflagellati. Le microalghe sono l'erba, i copepodi sono gli erbivori. Tutti questi signori, senza i copepodi e il fitoplancton, non possono crescere e poi mangiarsi gli uni con gli altri. Gli animali più importanti del pianeta sono i copepodi. Ci scommetto che la maggior parte della gente, a parte alcune eccezioni, non sa nemmeno che esistano. E le piante più importanti del pianeta sono la diatomea. Tutta questa roba muore e viene decomposta dai batteri. I batteri producono le sostanze elementari che poi riprendono vita con la fotosintesi. Dove non c'è luce, quello che scende da sopra viene decomposto dai batteri, si forma la neve marina e a questo punto ci sono i detritivori che mangiano il detrito che scende da sopra e sostiene le reti trofiche del fondo, inclusi gli organismi che vivono sul fondo. Queste cose non fanno parte della nostra cultura, queste cose non le sappiamo. Come possiamo pensare di gestire il pianeta se non sappiamo questo? E quindi pensare di fare la transizione ecologica senza l'ecologia non ha senso. Ed è quello che stiamo facendo, ed è quello che purtroppo stiamo facendo. In moltissimi corsi di laurea l'ecologia non c'è e quindi poi chi viene istruito impara a fare delle cose ma non riesce a valutare le conseguenze di quello che fa, vedi la plastica o l'amianto. E quindi questa cultura manca e la dobbiamo inserire nella nostra cultura.